Amici della Nouvelle Vague, buonasera, siamo qui con Giovanni Bonacci per parlarci dello spettacolo La Foto del Martedì, che andrà in scena alla Casa delle Culture di Roma dal 4 al 7 novembre 2014, per la prevista. Ciao Giovanni, allora, buonasera. La Foto del Martedì, l'amore ai tempi del social network? Sì, ma è qualcosa di un po' più diverso, nel senso che l'amore ai tempi del social network da una parte e dall'altra il modo in cui ai tempi del social network l'arte o soprattutto l'ambizione artistica riesce a conciliarsi o meno con la realtà lavorativa. Perché è uno spettacolo che nasce un po' da diverse esigenze e da diverse idee. Banalissimamente, frequentando il corso di lettere, ho fatto un esame di critica letteraria, l'ho trovato molto interessante e leggendo questo manuale mi sono detto: però vedi che tante delle modalità che determinano la stesura di un libro sono simili e precedono quelle che determinano la stesura di un profilo sui social, che può essere Instagram, può essere Facebook, può essere Twitter, a seconda delle modalità. E quindi mi è nata lì per lì l'idea di scrivere uno spettacolo che trattasse questa tematica, cioè analizzare criticamente non un libro, ma con gli stessi strumenti un profilo sui social. Lì per lì non l'ho fatto perché stavo facendo un altro spettacolo da monologhista sul Kazakistan, era un progetto molto impegnativo, eccetera, 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 è andata così. Sei mesi dopo l'ho ripreso in mano e mi sono detto: va bene, l'idea può essere anche curiosa, può essere anche interessante, però sotto questo che c'è? E sotto questo ho tentato pian piano di capire quali fossero le mie esigenze da 27enne in quel momento. E le esigenze erano fondamentalmente trovare una personalità professionale, stabilizzarmi economicamente, cercare di uscire di casa con un minimo di indipendenza economica. E partendo da queste due linee convergenti ho costruito la storia di Luca Nardi, che è questo ragazzo che ha una forte ambizione compositiva letteraria, ha però anche uno spirito molto pratico, tant'è che si iscrive non a lettere ma a economia. Verso i 28-29 anni riesce a trovare lavoro e riesce ad andare a convivere con la sua donna che si chiama Laura. Le cose sembrano andare benissimo, ma... E dopo questo ma c'è tutta la storia, tutta la parte più interessante della storia. Oh, ma Laura è un personaggio che vediamo in scena o è solo un personaggio fittizio? Laura è un personaggio che vedrete in scena però impersonato da me. E c'è anche un terzo personaggio. C'è anche un terzo personaggio, questo terzo personaggio è il più controverso e diciamo che può essere la nota vincente e in alcuni tratti la nota volutamente stonata dello spettacolo, che è un critico letterario, un professore, docente universitario. La precisa collocazione la può scegliere anche il pubblico. Ciò che ci interessa è che è una persona che studia scientificamente il fenomeno e se ne interessa fra 40-50 anni. Però, pur essendo una persona molto più giovane di noi, probabilmente deve ancora nascere, ha un gusto molto retro per quanto riguarda la letteratura. Quindi si rifà ai romanzi dell'Ottocento, del primo Novecento, e narra come dalla letteratura dell'epoca si sia pian piano decaduti a una letteratura di secondo grado. E spiego questa dinamica servendomi anche di un articolo interessante che un mio amico mi ha spedito, perché ha visto lo spettacolo e mi ha detto: Giovanni, ma lo sai che per lavoro ho dovuto leggere questa puntata del Time, questa edizione del Time, ed era un'edizione del maggio 2013. Praticamente un giornalista, un editorialista che si chiama Joel Stein, ha scritto questo saggio che si intitola The Me Generation. Che cos'è? È un'analisi di come i social network e la cultura della comunicazione intensiva tramite il social network abbia cambiato le abitudini e le ambizioni dei giovani, quindi diciamo delle persone fra i 15 e i 30 anni. E che cosa dice Joel Stein in sintesi? Da quando i giovani hanno avuto la possibilità di comunicare molto intensamente fra di loro, in maniera quasi spasmodica, da quando si è passati pian piano dalle prime mail all'utilizzo del cellulare, dall'utilizzo del cellulare all'utilizzo del social network, sono cambiate le ambizioni. Uno, i giovani vogliono meno rispetto agli anni 80 assumere posizioni di responsabilità, sono meno creativi e hanno anche una maggior difficoltà a empatizzare fra di loro. Questo per tanti motivi. Dice innanzitutto perché sono meno abituati a rapportarsi agli adulti, quindi in realtà hanno sempre un modo di apprendimento che è lineare, non è verticale, perché tendono a stare molto fra di loro. Ma come stanno fra di loro? Non ci stanno in maniera interpersonale a quattro occhi, ma ci stanno davanti a uno schermo, e inoltre sono estremamente narcisisti. Ed è interessante notare come a questa crescita del narcisismo, alla quale assistiamo tutti e della quale faccio parte anch'io, che ho un profilo Facebook,
si abbini però una minor capacità creativa, quindi un narcisismo che rispetto a prima si riempie di cosa? Probabilmente del vuoto. E secondo te è vero? Secondo me sì. Cioè questa parte della mancanza di creatività, Sì, banalmente aggiungerei a quello che ho letto in questo articolo anche un'altra motivazione che è più facilmente intuibile, insomma, più quotidiana, che è il fatto, se prima per soddisfare un'ambizione creativa, per ritagliarsi un posto, per essere in grado di dimostrare che la propria opinione valeva, si tendeva a creare qualcosa, che fosse un articolo, una carriera da giornalista, una carriera da regista, una carriera da attore, qualsiasi cosa, si tendeva a cercare un editore anche in maniera drammatica perché non c'erano i mezzi di oggi per pubblicare un libro, ora è molto più facile attirare l'attenzione e avere voce in capitolo perché ciò che devi mostrare sei semplicemente tu. E lo puoi fare tramite social network, però qua entra la magagna, tra virgolette, diciamo il buco nell'acqua. Quello che mostri realmente non sei tu, ma è una versione redatta, controllata e corretta in bozza di te stesso tramite diversi materiali. Oh, quindi, malgrado si possa pensare ai social network come l'invenzione del XXI secolo, in realtà stiamo dicendo che è qualcosa che ha depauperato un po' la cultura e la società. L'ha depauperata, sì, perché sono difficilmente gestibili. Cioè, la risposta che puoi ottenere tramite un social network rispetto a quella che puoi ottenere dopo la pubblicazione di un romanzo o dopo la messa in scena di uno spettacolo è talmente immediata che fondamentalmente si tende ad andare di là. È come se per essere soddisfatti in un proprio vezzo, in una propria voglia, si dovesse scegliere se fumare una sigaretta o fare una bellissima cena in un ottimo ristorante in Umbria dopo aver preso la macchina ed essere arrivati a Perugia. Probabilmente tutti direbbero, ma lo sai che c'è? Faccio prima fumarmi una sigaretta. Bene, allora ricordiamo la foto del martedì alla Casa delle Culture dal 4 al 7 novembre con Giovanni Bonacci. Grazie, arrivederci.